della giornata probabilmente un tema complesso, non ha subito gli effetti che ci aspettavamo da parte di molti genitori, un po' di docenti. La tematica oggi è legata su un aspetto che per noi non si vuole assolutamente essenziale, non ci è sembrata benissima questa frase: i boschi sarebbero silenziosi se cantassero solo gli uccelli che sanno cantare. Questa mi sembra da sola di fatto una dichiarazione di intenti, un elemento lapidario su quella che dovrebbe essere la nostra società, ma soprattutto la scuola. Cioè tutti dovrebbero avere la possibilità di potersi esprimere, tutti dovrebbero avere la possibilità di essere. Evidentemente la nostra realtà sociale, la nostra scuola, non è assolutamente strutturata per... Buongiorno Presidente. La nostra scuola non è strutturata per essere la nostra società, per avere rispetto e per dare rispetto all'identità, alla presenza, alla dimensione umana delle persone. Io sono presidente di questa scuola da 5 anni e il mio impegno assoluto è stato quello di trovare elementi che in qualche maniera indicassero in maniera precisa questi messaggi. I docenti, che tra l'altro fanno la forza e sono la forza di questa scuola, sanno bene qual è il vero messaggio che ogni giorno dobbiamo mandare avanti. Perché l'inclusione e perché abbiamo scelto questa tematica? Perché mi è sembrato un elemento assolutamente essenziale nell'ambito della didattica e nell'ambito di quelli che sono gli interventi che oggi la scuola fa. Ci sono state negli ultimi anni delle esplorazioni di interesse che hanno portato avanti le mani di PSA, il DSA, il PES, tutte situazioni che in qualche maniera hanno dato spazio e realtà a coloro che hanno meno. La scuola è tutti, al centro della scuola c'è l'alunno con i suoi bisogni, e probabilmente questo deve creare una sterzata assoluta sui concetti generali della scuola, sui concetti generali della società. Bisogna prendere in considerazione quelli che hanno meno e bisogna dare di più a quelli che hanno meno, perché ritengo che sia assolutamente essenziale questo passaggio. La mia vita è stata disegnata in questi termini, cioè io ritengo di dover dare qualche cosa di forte. Poi tra l'altro ho un'esperienza nel mondo sportivo che mi nasce da situazioni dove esiste assoluta parità fra gli atleti e rispetto assoluto soprattutto quelli che in qualche maniera devono uscire. Che significa, da dove viene il termine inclusione? Se noi diciamo che l'inclusione è un termine derivato e rubato dalla matematica, perché vede un concetto fondamentale della teoria degli insiemi. Includere significa mettere insieme, creare situazioni che in qualche maniera. Allora il nostro ruolo è qui quello di creare un insieme dove tutti sono parte di un meccanismo, dove tutti hanno un diritto, dove tutti devono esplicare questi passaggi. Tra l'altro devo dire che la scuola italiana dal 2000, con l'autonomia scolastica, è divenuta una scuola che prende in considerazione la valorizzazione della persona. Al centro c'è l'alunno con le sue abilità. Quindi il percorso formativo è quello di creare qualche cosa che ha a che fare con l'identità formativa, e quando parliamo di formazione parliamo di elementi che vanno incontro a elementi di natura psicologica, pedagogica, motoria ed anche cognitiva. Quindi la scuola non ha contenuti esclusivamente in questo senso, ma si muove fondamentalmente in questo. Gruner, Gardner, sono sicuramente gli hanno disegnati questa scuola che mette al centro la teoria dei sistemi, ovvero la teoria delle complessità. Quindi noi come scuola dobbiamo prendere in considerazione le complessità, dobbiamo risolvere i problemi direttamente collegati alle esigenze degli alunni. Oggi tenteremo velocemente di parlare di questo. Come dirigente scolastico, da quando faccio il dirigente scolastico, ho sempre avuto uno sguardo assolutamente attento su quello che è il fenomeno e il legame fra scuola, territorio e famiglia. Non c'è possibilità di intervento se non si prendono in considerazione questi passaggi. Diciamo che ci sono degli anelli deboli, perché probabilmente la famiglia oggi non si rende conto di essere parte integrante di un processo educativo che deve essere legato alla scuola. Parliamo sempre di colpa invigilata del dirigente, del docente, ma dimentichiamo la colpa in educando del docente, del genitore.
Allora qui avremmo avuto una partecipazione più reale dei genitori. Ho invitato tutti i genitori da scuola. Naturalmente il sabato mattina è complicato, quindi innanzitutto ringrazio tutti i presenti che sono venuti per testimoniare la loro voce. Cercheremo di muoverci in questa maniera. Allora, innanzitutto i temi dell'inclusione. Buongiorno Presidente, una collega Presidente fa parte del coordinamento delle scuole e quelli di Utah. Abbiamo assolutamente l'esigenza di valutare tre aspetti fondamentali. Innanzitutto qui abbiamo il mio fianco dottoressa Severino, con cui abbiamo avviato dei percorsi di collaborazione, quindi centri di riabilitazione che fanno parte del territorio, sono legati poi con protocolli di intesa. Poi ci sta un'identità che è legata alla nostra storia recente, quella dell'incidente, siamo a scuola legata all'incidente, interverrà la nostra signora Carocristo e spiegherà quello che abbiamo già messo in campo. E poi c'è il terzo tema dell'inclusione legato alla pratica sportiva. Perché questi tre temi? Perché abbiamo cercato di vedere innanzitutto l'elemento della riabilitazione come elemento di intervento. Ciò che mettiamo in campo nell'ambito dell'attività scolastica, quindi a parte la signora Carocristo interverrà una mamma che porterà anche le sue esperienze come dirigente di un'associazione, la signora Mancini. E per finire ci saranno gli interventi qua al tavolo del professore Chirico, che rappresenta il COMI provinciale, l'assessore alle politiche sociali della Manassa Municipale dell'Università di Noi, il presidente del Consiglio di Circolo, e poi devo dire che questa attività e questa manifestazione ha avuto e gode del patrocinio innanzitutto dell'Unione Nazionale degli Sport, dell'Associazione della Messi Cattolici e soprattutto dell'UISP, che tra l'altro abbiamo qui il presidente, il dottor Mastroianni, che porterà un po' quelle che sono i temi delle attività dove il tema essenziale sarà il sociale, visto dal punto di vista dello sport, allargato alle tematiche generali. Infine ho due testimonianze che forse sono forti anche per gli adulti che sono qua presenti, che sono due campioni dello sport. Un campione del mondo di pugilato, che oggi è un fisioterapista, e un giocatore di basket, di campione, che è stato capitano della squadra del basket Napoli, oltre che nazionale. Tutti e due sono stati allenati, quindi li conosco personalmente, e quindi ho chiesto loro di sabato mattina, il giorno di riposo, di venire a portare testimonianza, perché credo che l'istruzione si faccia su temi reali, specifici. Come raggiungere gli obiettivi della vita? Quali sono i passaggi essenziali? Vedere innanzitutto gli obiettivi dei percorsi, ma poi dobbiamo pensare che tutti sono nelle condizioni di cantare, nessuno deve essere zitto, tutti cantano per come sanno cantare. Questo credo che sia il concetto fondante della scuola. La scuola che si muove per dare a tutti le potenzialità individuali. Ognuno deve essere valorizzato per quello che è il suo vero, la sua vera identità, le sue vere capacità. Allora, l'inclusione oggi rappresenta, tra l'altro, vuol dire oggi è anche oggetto di attenzione da parte del Ministero della scuola, perché l'inclusione è diventata attraverso una direttiva specifica, una valorizzazione dei BES, quindi dei bisogni educativi speciali, si prendono in considerazione questo. Adesso mi fermo perché se no sono in lego al microfono, perché non si sente bene. Cercheremo adesso velocemente, avremo passaggio di saluto. Allora, mi rendo conto che sabato mattina la cosa è tosta ed è una fatica per tutti. Cercheremo di mandare dei messaggi precisi. La scuola nel territorio, la scuola che si prende cura dei vostri figli, dei vostri alunni, dei bambini, dei bambini al centro. Non sono più i temi che noi portiamo, che andiamo a riempire, ma oggi noi diamo degli strumenti, come si dice oggi in pedagogia, creiamo gli strumenti con cui dobbiamo riempire gli zainetti di questi bambini. Dare strumenti perché possono essere in grado di affrontare con la vita la loro avventura. E il nostro obbligo di adulti è quello di creare una strada significativa per poter far raggiungere ai nostri bambini, con un percorso diciamo facilitato, quantomeno creare degli strumenti adatti per raggiungere gli obiettivi precisi. A tutti con gli stessi diritti e tutti con l'opportunità di poter guardare avanti. Questo è il concetto fondante del tema della nostra giornata. Grazie. Grazie per essere venuti.
Innanzitutto vi posso salutare il presidente di tutta la municipalità. Purtroppo non è potuto essere qui con noi, però probabilmente forse dopo ci raggiungerà perché ci teneva ad essere qui. Inclusione è una parola bellissima. Io vorrei ringraziare innanzitutto il presidente Giorgio per darci l'opportunità oggi di parlare proprio del tema. Ringrazio perché la scuola si sta interessando di questo tema. Sto facendo in modo tale che tutti ci mettiamo alla pari per poter affrontare le stesse cose. Io vi parlo nel lato della municipalità, l'inclusione lo utilizziamo per dare un contributo al GIFAS. Noi quando parliamo di inclusione parliamo sempre di GIFAS, il primo interlocutore è GIFAS. Noi abbiamo fatto un progetto. Non è il GIFAS, c'è i servizi sociali. No, noi il GIFAS è fatto come municipalità. La signora la municipalità diciamo, parla di GIFAS in quanto inclusione, perché pensa alle persone che hanno delle difficoltà ad affrontare la vita quotidiana. E allora abbiamo fatto un protocollo di intesa, in modo tale che noi riusciamo. Ringraziamo l'intervento della dottoressa Luigi.